Thank you.
La regola della vita dei frati minori è questa, cioè osservare il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. La forma di vita dell'ordine delle sorelle povere è questa, osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. La regola della vita dei francescani secolari è questa, osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Tutto parte, arriva, ruota intorno al Vangelo che tutti noi siamo invitati ad amare, a desiderare di vivere con tutto il nostro cuore, con tutti noi stessi, come ha fatto Francesco, l'altro Cristo, l'uomo fatto preghiera, l'uomo innamorato di Gesù e che fa della povertà la sua sposa, l'uomo che ama, che chiede, che adora, che prega, che costruisce, che anela il martirio, che medita, che va ai confini della sua terra, che incontra, che abbraccia, che loda, che invoca, che si fa piccolo e serve, e umile, e arabo e testimone, che dopo Cristo è il sole della storia della Chiesa di Dio. Thank you.
grazie. Poverello, figlio di Dio, e tuo fratello e padre, e addirittura santo. Io che sono un poverello che esiste sulla terra e voglio solo amare il mio Signore, i miei fratelli e i miei figli. Io che ho scelto come regola della vita il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Perché un giorno, all'inizio della mia conversione, dopo aver ascoltato la messa del Vangelo e aver chiesto spiegazione a questa propria come dico così tanto e su tanti e poi mai questo chiede questo danno fare con tutto il cuore e da questo mistero fissi di stabilire pure il mio Signore in tutto sempre per sé. Thank you.
dopo che vi ho scritto tutti questi nomi, chiesti nella preghiera di unità, io a mani giunte ti dico, tuo Signore, mandato dal cielo questa voce di consolazione, a me, un degno peccatore, io te la restituisco, affinché tu me la debba essere, perché io sono tanto nel tuo tesoro. Intendo quindi permettervi e mettere al servizio di te quella fede, quella speranza e quella perfetta carità, ed essere da loro tuo strumento di pace. Thank you.